Partiamo dai basilari componenti passivi. Il resistore, con la sua resistenza. L'induttore, con la sua induttanza. Il condensatore, con la sua capacità. Vediamo gli effetti che questi componenti generano in un circuito. Utilizziamo, per comodità visiva, le analogie tra circuito idraulico e circuito elettrico, considerando tre tubazioni in cui scorre dell'acqua. Tutti e tre i componenti sono rappresentabili con una strozzatura del tubo, poiché costituiscono un ostacolo alla circolazione di corrente, ma agiscono in modo diverso. Consideriamo, infatti, la frequenza. La frequenza, misurata in Hertz, in corrente continua a valore zero. Possiamo poi avere circuiti in bassa frequenza, come possiamo avere circuiti a frequenza sempre più alta. Analizziamo il comportamento dei tre componenti se varia la frequenza. In corrente continua, ovvero a frequenza zero, il resistore presenta il proprio valore immutabile di resistenza. L'induttore, invece, si comporta come un cortocircuito, cioè non ostacola minimamente la circolazione di corrente, quindi presenta una reattanza induttiva di 0 ohm. Il condensatore si comporta, all'opposto, come circuito aperto, ovvero con reattanza capacitiva infinita. La circolazione di corrente è bloccata. Passando alla tensione alternata e aumentando gradualmente la frequenza, assistiamo all'aumento della reattanza induttiva e alla riduzione di quella capacitiva. Pertanto, all'aumentare della frequenza, l'induttore ostacola sempre più la circolazione di corrente, mentre il condensatore fa l'esatto opposto. Notiamo, invece, che la resistenza rimane costante, non subisce effetti dalla variazione di frequenza. Il comportamento appena visualizzato è anche espresso matematicamente. Infatti la resistenza, come abbiamo già affermato, ha un valore in ohm, ben preciso e immutabile con la frequenza. La reattanza induttiva, sempre espressa in ohm, presenta questa formula, nella quale è ben visibile la presenza della frequenza. Se aumenta la frequenza, aumenta la reattanza, e l'induttore ostacola sempre più la circolazione di corrente. La reattanza capacitiva presenta, invece, questa formula. Notiamo che la frequenza è posizionata al denominatore. Pertanto se aumenta, la reattanza diminuisce. Infatti un condensatore ostacola la corrente sempre meno, all'aumentare della frequenza. L'effetto complessivo di resistenza e reattanza, sia induttiva che capacitiva, prende il nome di impedenza, sempre misurata in ohm. Viene indicata con la lettera Z. Ma se dovessimo pensare che l'impedenza sia semplicemente rappresentabile dall'insieme delle tre strozzature corrispondenti a ogni componente analizzato, saremmo totalmente fuori strada. Ricordiamo che, mentre una resistenza non provoca alcuno sfasamento della corrente rispetto alla tensione, una induttanza provoca lo sfasamento di 90 gradi in ritardo della corrente sulla tensione, e, al contrario, una capacità provoca lo sfasamento di 90 gradi in anticipo della corrente sulla tensione. Pertanto, il calcolo dell'impedenza deve essere di tipo vettoriale, cioè deve essere effettuato facendo ricorso ai numeri complessi. Continua, vettorialmente, ad essere valida la legge di Ohm.